conferenza stampa a causa del problema formale sulla lista. Abbiamo finalmente risolto il problema e quindi siamo purtroppo un po' in ritardo sulla presentazione della lista. La lista, noi siamo molto soddisfatti del lavoro fatto perché va in due direzioni. La prima è che è quella del rinnovamento diciamo, di quello che noi vorremmo fosse la classe dirigente italiana, soprattutto della sinistra, quindi abbiamo cercato di mettere davanti la società civile, gli attivisti, i militanti, gli ambientalisti e gli amministratori, quindi cercare un mix tra quello che è, diciamo, la competenza, la capacità di amministrare la cosa pubblica e appunto, mixarli con una serie di personalità che noi riteniamo, diciamo, fiore all'occhiello della società civile e dell'associazionismo nel nostro territorio. Quindi, diciamo, le migliori esperienze che si potevano mettere in campo in una logica appunto che in un quadro così drammatico, quello del post-Covid, della guerra e della crisi energetica, mettere davanti appunto un impulso nuovo. Questo impulso nuovo a nostro avviso poteva essere fatto solo diciamo, da una nuova generazione politica che spesso non viene messa nelle postazioni dove appunto si decide e nelle posizioni di eleggibilità. Anche rispetto ai capolista, per me è stato importante alternare, mettere davanti la questione di genere, quindi avere una donna e un uomo e non fare, diciamo, altri che riempiono le liste di donne per dire che ce le mettono e dopo non hanno nessuna possibilità di giocarsi una partita reale elezione. Per noi è un fatto normale, dovrebbe essere una consuetudine, purtroppo però nella politica, anche nel centro-sinistra, non è una consuetudine, quindi anche su questo siamo molto soddisfatti perché appunto abbiamo messo due capoliste, due candidature secondo noi importanti, nella qualità delle persone, ma anche appunto nel rispetto della questione di genere. A me ovviamente fa piacere che oggi i candidati dicono tutti qualcosa di loro, si possono anche in un minuto raccontare se hanno voglia. E noi comunque manderemo a fine conferenza stampa le loro biografie e le manderemo via mail in modo che voi comunque avete la possibilità di andare a fare una lettura più attenta. E appunto ringrazio tutti loro e tutte loro perché insomma è una sfida importante, un momento complicato. Fare le campagne elettorali in estate è probabilmente un'anomalia, speriamo non accada mai più perché ovviamente non è il massimo, però appunto chi oggi ci mette la faccia e fa una situazione del genere, da parte nostra, della forza politica che rappresento, ma anche dalle altre, dei Verdi, tutti possibili, che oggi purtroppo non sono potuti venire ma che sostengono il progetto, è per noi un motivo di vanto aver trovato delle persone e le loro disponibilità perché appunto a differenza di altre forze politiche noi abbiamo davvero risorse limitate, quindi i candidati ci mettono la passione, ci mettono il loro tempo e spesso ci mettono soprattutto le loro risorse personali, quindi anche questo lo voglio sottolineare nella crisi, diciamo, della politica, quanto sia importante oggi questo lavoro che stiamo mettendo in piedi, questo progetto che non finirà certo il 25 settembre, ma che sappiamo che anzi dal giorno dopo avrà comunque vada da parte nostra, come da parte di tutte le altre forze politiche che rappresentiamo oggi, la totale disponibilità al lavoro sul territorio, ma non solo. Chi vuole, se capolista, vuole dire due parole. Dopo questa presentazione fatta da Daniele, intanto è, diciamo, una cosa molto importante e molto bella il fatto che delle persone della società civile possano essere partecipi nella politica del loro paese. Quindi sono, diciamo, orgogliosa di questa candidatura e da indipendente l'ho accettata, diciamo, in maniera molto tranquilla e con la voglia, insomma, di fare qualcosa e di mettere a frutto quello che è stata la mia esperienza nella vita. Ho sempre lavorato nell'associazionismo, lavoro per l'ARCI, ma anche per una questione, diciamo, di esperienza personale, perché sono un'immigrata di seconda generazione, sono arrivata in Italia quando ero, diciamo, bambina, da piccola, ho vissuto tanti aspetti che comunque caratterizzano le persone che arrivano come me da piccole e devono affrontare la scuola senza essere poi riconosciute nella realtà dal paese in cui vivono. Per molti anni non sono tornata nel mio paese, quindi rischiavo anche di dimenticare la lingua del mio paese perché comunque stavo diventando una nuova cittadina di questo paese che però ci ha messo un po' di tempo per riconoscermi.
Oltretutto mi sono occupata anche di altre caratteristiche o altre problematiche che ho visto nelle persone che mi hanno circondato, perché sono cresciuta nella periferia pescarese, quindi ho visto il degrado, le difficoltà che ci sono e quanto bisogna impegnarsi e studiare e lavorare per potersi affermare. E spesso la cosa che viene più facile da fare è quella di mollare. Io non ho mollato e voglio essere, diciamo, promotore di questo, ma vorrei che le istituzioni e se dovessi insomma entrare in Parlamento punterei proprio su questo, favorissero i ragazzi che crescono nella periferia, i ragazzi che non hanno pari opportunità e facessero appunto delle leggi per aiutarli, per supportarli a guadagnarsi uno spazio nella società. Pierluigi Iannarelli, sono il capolista al Senato della Repubblica, ho 49 anni e sono aquilano, vivo all'Aquila. Sono ovviamente molto orgoglioso di aver ricevuto questa proposta di candidarmi in un ruolo così importante. Quello che mi preme evidenziare è che questa lista diciamo, ha un duplice obiettivo. In primis sconfiggere la destra a livello nazionale, poi lavorare per sconfiggere sia la crisi climatica che la crisi sociale. Noi per questo abbiamo, insieme a noi, io sono anche il segretario del Circolo di Sinistra Italiana, per questo abbiamo fatto questa alleanza con i Verdi, dove nel nostro programma riusciamo a toccare tutte quelle che sono le problematiche sia ambientali che sociali, cercando di dare appunto un quadro chiaro e delle risposte concrete a queste problematiche che molto spesso sono state, come dire, non sono state affrontate dalla politica. Quindi passiamo da alcune proposte più specifiche per il lavoro, come per esempio il salario minimo a 10 euro l'ora, come la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, oppure proprio tematiche ambientali come raggiungere per esempio entro il 2030 la produzione di energie rinnovabili almeno all'80%, mettere un tetto al costo del gas, che adesso tutti quanti dicono questa cosa ma noi la dicevamo già da un po' di tempo a questa parte, dicevo, riduzione del lavoro, ma soprattutto riuscire a trovare le risorse per affrontare queste emergenze attraverso in primis la tassazione degli extra profitti al 100% delle imprese energetiche, che per poter distribuire queste somme in favore delle famiglie e delle piccole imprese. Poi una patrimoniale e una fiscalità più progressiva e tendente, quindi in contrapposizione a quello che propone la destra, che è una flat tax, che invece oltretutto è anche incostituzionale, perché l'articolo 53 della Costituzione parla proprio di progressività fiscale, ovvero che tutti devono contribuire alle spese pubbliche in base alle proprie capacità e possibilità. Esatto. Quindi noi ci proponiamo con questo programma di affrontare queste emergenze per riuscire ad avere un paese più libero, più giusto, ma soprattutto più sostenibile. Grazie. Continuo io. Allora, io sono Paolo Fasciani, sono il numero 2 alla Camera. E ringrazio per l'opportunità che mi è stata data proprio di portare avanti delle tematiche. Diciamo che io sono la quota della parte di Europa Verde. Ho un dottorato di ricerca in scienze ambientali, quindi personalmente ritengo che riesco a coniugare sia la parte tecnico-scientifica sia sulla parte di progressione politica. Il mio obiettivo è quello di poter comunicare alle persone la linea di pensiero ecocentrica, cioè quello di far tornare la natura al centro di tutto, dopodiché le varie attività possono portarci intorno. Questo perché la protezione della natura è fondamentale, l'abbiamo visto con il Covid: se noi non tuteliamo gli ambienti e gli ecosistemi, noi siamo niente. Quindi l'obiettivo è protezione della natura e uno sviluppo integrale, però sempre con rispetto nei confronti appunto dell'ambiente, degli animali, perché in particolare perché la tutela degli ecosistemi aumenta la nostra qualità di vita.
Quindi questo è possibile, si può fare applicando tutte le appunto, ricerche scientifiche che oggi sono avanzate. Non dobbiamo cadere nel tranello come appunto purtroppo i politici antropocentrici, spesso anche ricadenti della destra, fanno credere che lo sviluppo e il progresso siano tutto. In realtà si può auspicare a una coesistenza e l'importante è informarsi, quindi oggi le scelte consapevoli sono fondamentali. Capire cosa c'è all'interno di un prodotto, capire la, diciamo, la, dalla A alla Z nella nascita e smaltimento dei rifiuti, il riuso, tutta l'economia circolare, tutto questo è presente nel nostro programma molto ampio, che io condivido perfettamente, per questo ho deciso di accettare la candidatura nell'alleanza verdi-sinistra. Molto completo, sono 110 punti raggruppati in 19 macro aree. Secondo me è un programma innovativo, è un programma che è attinente alla situazione attuale che stiamo vivendo. Se questo programma, soprattutto grazie al vostro sostegno, noi lo riusciamo a portare avanti, sicuramente possiamo puntare a un mondo più equo, più giusto, più solidale e finalmente uno sviluppo veramente sostenibile, non un falso ambientalismo come quello portato avanti negli ultimi 20 anni da, diciamo, dalla politica becera che comunque ha distrutto e adesso ci stanno presentando i risultati e poi vengono a noi a contestarci che siamo la politica del no. Noi siamo la politica del si può fare come deve essere fatto in maniera veramente giusta. Serena Squeo, sono co-portavoce regionale del Partito Solo Palermo. Per me è un grande onore poter partecipare a questa candidatura, per me sono molto emozionata. E, niente, io penso che ci sia veramente bisogno di un'Italia più verso i giovani, verso i figli soprattutto, quindi vi è bisogno di un piano che vada a proteggere l'ambiente, quindi noi siamo qui per proporre una pubblica amministrazione che vada a tutelare il clima, gli animali, soprattutto le persone, in un mondo in cui anche le donne non sono tutelate. Quindi proponiamo un'Italia più diretta verso la tutela della salute, dell'ambiente, quindi più verso le energie rinnovabili. E proponiamo anche una mobilità sostenibile, quindi città in cui il trasporto pubblico sia incentivato, in cui riusciamo finalmente a abbandonare queste auto perché tra lo smog e il traffico rendono anche le persone più nervose e sinceramente quando esci tu vuoi godere il paesaggio e non arrabbiarti con le persone, il traffico, i nervosismi, vuoi andare a lavorare tranquilla. Quindi questo è anche un punto su cui stiamo lavorando e vorremmo lavorare. Che stiamo proponendo appunto nel nostro programma, quindi anche un'Italia verso la legalità più giusta e che vada a dedicarsi al mondo del lavoro, prevalentemente dirette verso i giovani. Quindi questo. Ripeto, sono molto contenta per questa nuova opportunità e spero insomma che possiate darci la fiducia che desideriamo. Grazie. Candidatura alla Camera con piacere, soprattutto
base, lo dicevano prima chi mi, insomma, chi mi ha preceduto, in una fase con una legge elettorale, diciamo, che non è stata modificata e che ha, per essere buoni, limiti strutturali molto troppo negativi, un contesto, diciamo, di avanzamento di tutta una serie di posizioni sul lavoro, sulla sociale, sull'ambiente, che non ci fanno stare così tranquilli, soprattutto in un contesto di guerra, di crisi energetica, di crisi sociale che esploderà molto probabilmente nei prossimi mesi. Io credo che tutti debbano fare la propria parte. Dammi, diciamo, da consigliere comunale al Comune di Chieti, quindi ho imparato sia da cittadino che da consigliere, cercando di intervenire per quello che possono fare i comuni e i territori su tutte queste problematiche, che non sono problematiche astratte, ma che ricadono quotidianamente sulla vita dei cittadini. L'impegno sui territori, da parte mia e da parte di tanti altri attivisti che si sono impegnati, è costante e quotidiano, ma riscontriamo tutti i giorni dei limiti strutturali, un restringimento degli spazi democratici, un restringimento delle opportunità concrete che i cittadini hanno, le cittadine hanno, di vivere i territori in modo sereno, diciamo così, proficuo e soprattutto costruttivo. Se pensiamo che negli ultimi 30 anni in questo paese i salari non è che sono rimasti uguali, ma sono progressivamente diminuiti, se pensiamo che la precarizzazione è un limite strutturale in una selva di forme contrattuali che impediscono anche di avere il tempo banalmente per partecipare consapevolmente alla vita democratica di questo paese, se pensiamo ai tentativi di modificare la Costituzione in senso regressivo, quindi per formalizzare definitivamente un restringimento degli spazi democratici, basta vedere l'astensionismo che purtroppo oggi abbiamo, ma che non possiamo che comprendere, perché noi ci sforziamo tutti i giorni, soprattutto in queste settimane, di parlare soprattutto con chi è sempre più deluso e si allontana dalla vita e dalla partecipazione democratica di questo paese, con un programma sociale, ecologico, che guarda ai temi concreti di questo paese e dei territori. Bene, in questo quadro, ripeto, dobbiamo fare la nostra parte, la dobbiamo fare da attivisti, da amministratori, da operatori, lavorano nel sociale tutti i giorni e che hanno contezza dei problemi concreti e che diciamo così sono lontani dalla demagogia e dalla strumentalizzazione che scatena solo una guerra tra poveri, che è l'ultima cosa di cui questo paese ha bisogno.